Bentornati o ben arrivati sul canale. Iscrivetevi, lasciate un like se il video vi è piaciuto e soprattutto attivate la campanella, non perderete più nessun video. Eccoci arrivati a Pompei, parcheggiato il camper, trovato i consigli giusti alla reception e stiamo andando adesso alla biglietteria per entrare appunto agli scali, perché purtroppo le case, quelle più belle, chiudono alle 15. Quadriportico dei teatri. Questo teatro è stato costruito nel primo secolo dopo questo. 74 colonne. Nel primo secolo dopo questo, eh? Sì. 74 colonne. Guardate che meraviglia, il teatro piccolo. Si è aperto un po' il tempo e effettivamente adesso c'è un po' di sole, c'è anche un caldo terribile. Guarda che bello. Questo è il tempio di Asclepio, questa è la Domus Cornelia. Questa è la via principale. Casa degli Epidii. Guardate che belle le classiche colonne romane. Questo deve essere stato veramente un signorotto. Guardate che belli affreschi. Guardate che bella jacuzzi. Salotto. La cucina. Here's your kitchen. Yes. Guardate che bel mosaico. Bellissimi. E gli affreschi sono rimasti. Questo era un tempio. Anche qui ci sono bellissimi mosaici. Sono rimasti intatti. Vedete questa? È una gelateria. Scherzo. Dentro ci sono. Dentro praticamente mettevano l'incasso della giornata. Avete capito? Guardate che meraviglia. Questa
Questa è la casa del frutteto. Tante che meraviglie, sono rimaste inalterate, né restaurate ovviamente, ma... Qui si vede il tetto. Questa è la casa della Venere in Conchiglia. Ecco l'affresco della Venere in Conchiglia. Così. Guardate che bello. Casa sfarzosissima. Questo è l'anfiteatro, vedete che bello grande che è. L'interno e l'interno del teatro veramente molto molto bonito. Questa è la palestra grande, ma grande in tutti i sensi. Era un centro per i giovani, per formarli intellettualmente e fisicamente. Un affresco. Un po' di ombre. Queste sono due mense che sinceramente conservava la fistula in piombo che alimentava lo zampillo, che creando raffinati giochi d'acqua allietava l'atmosfera. Ecco. Ampole. I calchi. Guarda che bello, il pane. Un'altra via, questa è l'altra via principale. Adesso ci porterà a vedere altre case, più quella delle signorine. Guardate, soffitto interno. Guardate questa che bella, con una vasca centrale. Altra domus, casa del fauno. Questo
Questo è il mosaico di Alessandro. E questo è il famoso fauno. E là uno sono mettendo la sete e l'arpio, ma la partita non si fa del mondo. Non mi sento di vogliere, grazie. Siamo in quelli di Pompei, abbiamo appena finito la visita degli scavi, è stata molto bella, interessante, come tutta la cultura romana del resto. E adesso stiamo andando in centro a Pompei sempre, a vedere il santuario e il centro, con me c'è sempre la moglie. Com'è questa parte della Campania? È bella, c'ero già stata a Pompei anni fa, però è sempre bello rivederla. Interessante, anche le bambine che è piaciuto. Hanno apprezzato. Sì, hanno apprezzato. Dopo vi facciamo vedere il campeggio. Soprattutto le strisce pedonali. Ah sì, è vero, le strisce pedonali di Pompei. Dopo vi facciamo vedere il campeggio, niente di che, però insomma ha tutto quello che serve. Ecco, adesso andiamo al santuario e facciamo vedere un po' il centro. A dopo. Questo è il santuario di Pompei. Una sua via principale. Thank you.